Ma a parte il risultato finale, senz'altro è stato un buon test. C'è da dire che ieri abbiamo fatto due allenamenti, anche abbastanza intensi. Tutto sommato la cosa importante è che non si è fatto male nessuno, che qualcuno ha messo un po' di minuti nelle gambe e da domani ci prepariamo al meglio per la prima giornata di campionato. E soprattutto nel primo tempo la catena di sinistra è andata abbastanza bene, mi riferisco a Rossetto e Mikoski da questa parte, Karic ha fatto un buon secondo tempo dimostrando personalità, capacità di andare al tiro, buon palleggio. E la cosa importante, come ho detto prima, è che abbiamo fatto un buon test e abbiamo messo minuti nelle gambe. Sì, assolutamente saranno a disposizione. Abbiamo preferito farli allenare perché venivano da due partite in quattro giorni. Santiago era un po' affaticato da martedì, idem al Faremme, idem al Badoro. Si sono allenati a parte ieri, anche oggi, e da domani rientreranno tutti in gruppo. Allora, Karic si può candidare, ma non parlerei di carenza organica in quel ruolo, perché abbiamo Palmisano che si è dimostrato all'altezza, abbiamo Silvestri che è una buona alternativa. Karic sicuramente è un giocatore importante che ci può dare una grande mano, anche perché viene anche da un campionato importante. Per quanto riguarda Seliak, è un giocatore affidabile, è un giocatore importante perché ha dimostrato negli anni di poter giocare a buoni livelli. Può fare sia il terzo centrale di difesa, sia il quinto a destra. È un giocatore importante che può ricoprire diversi ruoli. Siamo molto felici, ma la cosa importante, come detto anche in precedenza, è quello di creare attorno a questa squadra entusiasmo, voglia di starci vicino, e soltanto attraverso le prestazioni possiamo farli avvicinare tantissima gente a noi. Manca più di qualcosa e lo sappiamo tutti, ma nello stesso tempo siamo anche ben consci che il mercato non è finito. Abbiamo la fortuna di avere un direttore molto molto bravo, abbiamo ancora 10 giorni. In questo momento manca qualcosa davanti, più di qualcosa, e vediamo un po' di fare qualcosa sugli esterni. Il campionato sarà tutta un'altra storia, non è che noi siamo abituati a buttarci avanti, a mettere le mani davanti. Sappiamo perfettamente che il Catania è una corazzata, come lo è il Bari, come lo è la Regina, il Teramo, la Ternana, il Catanzaro. Nello stesso tempo siamo anche consapevoli che noi siamo sulla buona strada e ci teniamo tanto a partire bene. A partire bene, ma soprattutto a non sbagliare l'atteggiamento, la mentalità e le caratteristiche che questa squadra deve avere. E noi siamo ben contenti di poter rappresentare l'Avellino, oltre alla città stessa, anche nei paesi vicini. Mi ricordo quando giocavo che era un bel vedere andare di settimana in settimana in tutti i paesi che vogliono bene a noi, che vogliono bene all'Avellino. Senz'altro oggi è stata una giornata positiva sotto questo aspetto, e di volta in volta cercheremo di andare negli altri paesi per riavvicinare tutto questo popolo a noi. Controproducente non lo è, perché noi siamo anche consapevoli dei limiti che abbiamo, e quindi attraverso i limiti cerchiamo di sopperire con l'entusiasmo, con la voglia, con la caparbietà che sempre ha contraddistinto questa maglia, e anche il nostro modo di stare per fare bene all'Avellino.